valutarli, quello che abbiamo fatto, che facciamo con la Commissione Avvocato di Strada sul tema della ricchezza e le valutazioni di dubbi alla costituzionalità dell'articolo 5 dei decreti che sono state fatte fino adesso. Intanto l'Avvocato di Strada, come presidente dell'associazione, è un'associazione, un'organizzazione di volontariato, che la presento in breve, che nasce a Bologna nel 2000 per difendere i diritti delle persone senza dimora, cioè di coloro che con qualsiasi motivo sono finiti in strada, vengono in strada, in stazione, dormitori, e difendere anche i diritti delle vittime della tratta. Siamo un'organizzazione composta prevalentemente da avvocati, ma non solo avvocati, che a dicembre del 2000 contava due persone quando siamo nati, cioè io e una collega penalista. Man mano su questo tema siamo riusciti ad aggregare altri colleghi, prima a Bologna e poi abbiamo iniziato a contattare associazioni di volontariato, organizzazioni di altre città d'Italia, dove c'è il tema delle persone senza dimora, che sono persone senza dimora, tra cui Reggio, qui c'è Antonio Vittorio, c'è Alessandra Rivera, ci sono diversi volontari dello sportello aperto ormai 8 anni fa a Reggio Emilia con il gruppo Lai Funzionari. E con Don Braga, con tutti voi l'avrà conosciuto, lo ricordo sempre con affetto. Noi ci occupiamo di vari temi, di varie tematiche, di procedure, canale amministrativo, tutto ciò che riguarda il diritto, i diritti delle persone senza dimora. L'idea è quella di provare anche noi, dedicando qualche ora del nostro tempo, a riparare qualche torto. Noi abbiamo scritto con voi di Bologna, per esempio, benissimo. Adesso il giudice si è pronunciato, o vuoi dare la residenza a 400 persone che oggi a Bologna vivono nei dormitori in strada, oppure noi vi facciamo 400 cause. Dopo una settimana il Comune di Bologna ci ha scritto dicendo: beh, effettivamente la vostra interpretazione della norma, guardandoci meglio, sembra quella più corretta, e di conseguenza ha dato la residenza a tutte le persone che l'hanno chiesto. E con quella carta di identità molte di quelle persone sono uscite dalla strada, perché qualcuno di loro per esempio aveva diritto alla pensione perché aveva pagato i contributi durante la sua vita e poi era finito in strada, ma lì non paga nessuna prestazione previdenziale se non c'era il chiuso della residenza. Alcune persone hanno trovato un lavoro, hanno iniziato a lavorare, hanno completamente cambiato la loro vita avendo semplicemente in tasca quel documento. E la nostra normativa stabilisce che se una persona vive in un immobile, siccome la residenza viene definita agli ufficiali dell'anagrafe una fotografia, se una persona vive in un immobile, la fotografia è che vive in quell'immobile e ha diritto alla residenza in quell'immobile. Se vive in strada, vive in stazione, vive, dorme su una panchina, le nostre norme stabiliscono che quella persona ha ugualmente diritto alla residenza, ha ugualmente diritto alla carta d'identità, ma in una via fittizia, cioè inesistente, di cui ogni comune si deve dotare. Per legge il comune si deve dotare di una via che non esiste, proprio per dare la residenza alle persone senza dimora, con un nome inventato. Cioè, il comune può scegliere via senza nome, via senza domicilio, sono sbizzarriti, via della casa comunale, a Bologna si chiama via Maria Moncella, perché l'abbiamo chiesto noi che si chiamasse così, prima si chiamava via senza tetto. Poi c'è stato questo nostro utente che dormiva in strada, che conosce Bologna, la rientranza che c'è davanti al mercato delle erbe in via Colbassi, una sera pubblichiamo selvaggiamente da tre persone, è andato in coma e poi purtroppo è morto, e noi abbiamo chiesto che la via fittizia fosse intestata a lui, per due motivi. Primo, ricordare la persona che è morta faceva l'operaio di metalmeccanico solamente perché era diventato povera. E secondo, perché avere sulla carta d'identità scritto via Maria Moncella, come si conosce questa vicenda, sembra una via reale, con la carta d'identità scritto via senza tetto, magari non si porta indietro, non si rimanca. Ma a Firenze si chiama via Rastrucci, a Roma si chiama via Modesta Valenti, dal nome di una crociata storica romana che lei moriva alla stazione Termini. Ogni città si deve dotare di questa via fittizia, e questo è, come dire, quello che dice la nostra legge sulla residenza. Dopodiché c'è tutta una normativa sulla residenza, perché non è che si è arrivati per caso al decreto Lupi.
C'è tutta roba di autorevolezza che noi dovremmo conoscere. Perché noi sosteniamo che l'articolo 5 del decreto Lupi, che dice che non si può dare, che è vietato dare la residenza alle persone che occupano l'immobile, articolo 5 del decreto Lupi, vietato dare la residenza alle persone che occupano l'immobile, in quell'immobile, vietato dare la residenza, e ogni altra norma contraria è nulla. Questo dice quell'articolo 5. E noi riteniamo che ci siano molti profili di incostituzionalità. E perché? Se noi diciamo, come dice tutta la giurisprudenza, più volte la Cassazione, che la residenza è un diritto soggettivo perfetto, da dove viene fuori questo diritto? Viene fuori da una serie di norme costituzionali. Intanto l'articolo 16 della Costituzione. Articolo 16 della Costituzione dice che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente, in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Poi c'è l'articolo 2 della Costituzione. L'articolo 2 della Costituzione che dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità. E la Repubblica, sempre soggetto, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, e non riconoscere la residenza viola il dovere inderogabile della Repubblica di solidarietà politica, economica e sociale. Poi c'è l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale sono uguali davanti alla legge, sono articoli generali se volete, ma hanno un significato e devono corrispondere, cioè le norme di legge devono corrispondere al significato di questi articoli. I cittadini sono uguali davanti alla legge, ma i poveri non sono uguali. Non sarebbero uguali se non avessero residenza, non sono uguali agli altri cittadini, proprio perché una serie di diritti non sarebbero garantiti, e quindi violazione dell'articolo 3. Poi c'è l'articolo 4, diritto al lavoro. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Se io non ho la carta d'identità non posso lavorare. E quindi c'è una violazione dell'articolo 4, perché il mio diritto a provare a lavorare, a cercare lavoro viene leso, perché non mi viene garantita la residenza. Poi c'è il diritto alla salute. Il diritto alla salute è previsto dall'articolo 32 della nostra Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Peccato che se una persona perde la residenza o non ha la residenza, non può iscriversi alle liste del Servizio Sanitario Nazionale. Qui ha diritto per legge solamente alla prestazione di pronto soccorso. Per cui o sta per morire e va in pronto soccorso, oppure se ha quelle malattie che necessitano cura, che puoi immaginare in strada quante malattie possono venire, dalle dermatiti, ma pensate all'epatite, pensate al diabete, sono tante forme di infezioni che dermatiti che possono che necessitano di cure continuative, però queste persone senza la residenza non possono accedere a queste cure continuative, quindi violazione dell'articolo 32 della Costituzione. Poi c'è l'articolo 48, diritto al voto. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il diritto di voto non può essere limitato se non per disposizione di legge. In questo caso il diritto al voto è limitato da un elemento oggettivo, cioè la mancanza di residenza, e quindi una violazione anche dell'articolo 48. Poi c'è l'assistenza sociale, articolo 38 della Costituzione. Ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento dell'assistenza sociale. Questo è la nostra Costituzione, è una Costituzione bellissima. Dovrebbe veramente essere la nostra Bibbia laica, se uno se la andasse a leggere e se uno provasse a applicarla. Articolo 38 della Costituzione, l'assistenza sociale sarebbe violata, è violato se una persona ha la residenza, perché senza la residenza non si ha accesso ai servizi del welfare locale e non si può percepire una pensione, perché come vi dicevo l'INPS paga qualsiasi prestazione previdenziale solo se c'è il requisito della residenza, quindi dove hai versato i contributi per 50 anni, se finisci strada e perde la residenza l'INPS non paga più.
C'è la violazione del diritto alla difesa, articolo 24 della Costituzione, sono assicurate non ambienti, mesi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. Noi ce l'abbiamo la legge, no? Una bella legge, abbiamo legge sul gratuito patrocinio. Peccato che per accedere al gratuito patrocinio, cioè per scegliere un avvocato di fiducia a spese dello Stato, se si guadagna meno di un determinato, di una determinata somma, 10.000 rotti euro morti all'anno, è necessario che vi sia una residenza. Senza residenza quindi non si ha diritto alla difesa. C'è un buco evidente nella nostra normativa. Ora, noi abbiamo, in seguito a questi articoli della Costituzione, sono state costruite delle norme, cioè il codice civile, articolo 43, che dice che la residenza è nel luogo in cui la persona dimora abituata. C'è la legge e il regolamento anagrafico, che sono una legge del 54 e il regolamento anagrafico dell'89, che dicono sostanzialmente che la persona che ha una fissa dimora si considera residente nel comune dove è il domicilio, o in mancanza di questo nel comune di nascita. Ora, abbiamo già detto che se una persona ha un tetto sulla testa, la residenza deve essere concessa in quell'immobile, se non ce l'ha, deve essere concessa in questa famosa via fittizia, cioè inesistente. Dopo di queste norme, ce ne sono state altre che hanno modificato la normativa sulla residenza. Una di queste è il famoso pacchetto sicurezza, ve lo ricorderete, no? Abbiamo fatto 50.000 manifestazioni tutti quando c'è stato il pacchetto sicurezza. Il pacchetto sicurezza, tra le altre deleterie cose che conteneva, che ci ricordiamo tutti, aveva anche una norma sulla residenza. Che cosa stabiliva il pacchetto sicurezza? Il pacchetto sicurezza stabiliva che per poter ottenere la residenza bisognava fornire la prova di trovarsi nel comune nel quale si richiedeva la residenza. Quindi non bisognava fornire la prova, elementi necessari allo svolgimento di accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. E lì i comuni sono sbizzarriti, perché capite che se io devo fornire la prova diventa una discrezionalità amministrativa amplissima. La chicca ce l'ha data il sindaco Alemanno, era sindaco a Roma, Alemanno, che quando ha letto questa norma pacchetto sicurezza ci sembrava vero di poter stabilire dei requisiti per dare la residenza, perché voi sapete che i sindaci sono i responsabili delle liste anagrafiche nei comuni, ma chi gestisce liste anagrafiche è il Ministero dell'Interno, perché, come dire, il tema della residenza non nasce da un'esigenza di giustizia sociale, di volontà di andare incontro a persone più deboli, no. Il tema della residenza nasce storicamente con la necessità dello Stato di controllare i cittadini. Io ti controllo se sono residente. Tant'è che il regolamento relativo alla legge sulla regolamento attuativo alla legge sulla residenza stabiliva addirittura che se una persona andava in un dormitorio e ci stava per oltre 20 giorni senza chiedere la residenza, il responsabile del dormitorio doveva far dare la residenza d'ufficio. Perché lo Stato deve controllare, se tu non chiedi, lo Stato addirittura dovendo controllare, ti obbliga a prendere la residenza. Poi, come dire, a poco questa vicenda un po', cioè questo interesse dello Stato è evidentemente un po' sfumato, e arriva questa norma, per cui si dice uno deve dimostrare l'ignoranza sul territorio. E quindi c'è questo, dice lo spizzerite, e le mamma che cosa fa? E manda una circolare in cui dice, essendo il sindaco responsabile, attenzione, il sindaco è responsabile della residenza e ne risponde direttamente al Ministero dell'Interno, in quel caso il sindaco non è il sindaco eletto dei cittadini, ma è un ufficiale di governo. Tant'è che se fa qualcosa che non va rispetto alla residenza è soggetto a sanzioni. Noi abbiamo pubblicato nel nostro sito circolare di Ministro dell'Interno, per cui Napolitano, quando era Ministro dell'Interno, che sanzionava due sindaci, avvertiva due sindaci che non avevano dato la residenza a due persone, uno perché gliel'aveva data perché una persona era povera e un altro gliel'aveva data la residenza perché quella persona aveva commesso un reato. Napolitano diceva attenzione, voi la residenza l'avete data per forza e se vi comportate in questa maniera c'erano delle sanzioni. Sono delle sanzioni, perché si può arrivare a un provvedimento di prevenzione nei confronti del sindaco, del senatorio, perché le liste sono del Ministero dell'Interno, i sindaci sono soltanto ufficiali di governo in quel caso. E Alemanno diciamo che cosa fa? Alemanno
emana questa circolare in cui dice benissimo, per poter ottenere residenza nella città di Roma non c'è nessun problema perché la legge prevede il diritto alla residenza eccetera, però le persone che la chiedono devono dare la prova di trovarsi nella città di Roma almeno da 6 mesi e la prova la possono dare anche con del ricevuto d'albergo. Allora, immaginate, no? Una persona che vive sotto un ponte, ma per 6 mesi si paga continuativamente un albergo per poter ottenere la residenza a Roma. Era talmente ridicolo che ha fatto il giro del web, l'ha cancellata nell'arco di una settimana, perché era veramente una sciocchezza, però per dirti come sono schizzati i sindaci, non solo ne vanno. Dopodiché, dopo il pacchetto sicurezza, che cosa succede? C'è un'altra norma nel 2012 sulla residenza, il cosiddetto decreto legge Semplifica Italia, che è stata, e per la prima volta si scrive una norma, si accorda, si scrive una norma in favore della persona senza dimora, e quindi viene modificata la norma sulla residenza e si dice attenzione, quando la persona chiede la residenza, il comune, questa norma è ancora in vigore, il comune è obbligato a darla entro 2 giorni. Cioè, la persona, se io chiedo la residenza, devo essere registrato all'anagrafe entro 2 giorni. Poi il comune può fare i suoi controlli, ha 45 giorni di tempo per farli, ma nel frattempo mi deve iscrivere all'anagrafe e poi, una volta fatti i controlli, si verifica che in realtà non sono sul territorio, farà quello che fa, procederà alla cancellazione. Però entro 2 giorni c'è la residenza che diventa in tempo reale, insomma. Dopodiché noi come associazione abbiamo cercato di stabilire in ogni città dove c'è uno sportello delle strade le prassi comuni, cioè abbiamo, prima di arrivare davanti al giudice abbiamo cercato di organizzare degli incontri con gli ufficiali dell'anagrafe per capire com'era a quel punto l'interpretazione della norma e organizzarci rispetto alle domande. E questa cosa ha funzionato benissimo, perché una volta insomma, si parla, si confronta, si guardano le note, si guarda l'interpretazione dottrinale, giurisprudenziale, e poi insomma non, a meno di trovare proprio un sindaco che ha una determinata idea, si può non arrivare al contenzioso. Questo non vuol dire che abbiamo fatto in altre cause, abbiamo fatto decine di cause sulla residenza e continuiamo a farle, però diciamo che c'è anche la possibilità di organizzare una prassi comune con gli ufficiali dell'anagrafe e risolvere il problema. E ogni città poi ha avuto le sue particolarità, in Emilia ha avuto questa grandissima vittoria sulla residenza proprio parlando con gli ufficiali dell'anagrafe, scrivendo prima di rivolgersi al giudice e insomma, facendo presente che la norma ha scarse possibilità di interpretazione, dice quello, se la residenza è un diritto soggettivo, la residenza mi deve essere concessa sempre. E arriviamo al decreto Rubi. Cosa dice il decreto Rubi? Quello che dicevo, l'articolo 5 dice che invece la residenza non si può dare agli immobili occupati e ogni diversa disposizione è nulla. Quando è uscita questa norma, voi capite, tantissimi movimenti in Italia hanno fatto presente che la norma era evidentemente incostituzionale, proprio per tutti quegli articoli della Costituzione che fanno riferimento alla residenza, perché negare la residenza significa creare un problema enorme alle famiglie. Quella norma nasce da persone che evidentemente non sanno cosa, come si vive nelle città italiane, perché solo una mente o perversa o che davvero ignorante poteva partorire una norma del genere. Nasce da 2 presupposti, ambedue sbagliati. Primo presupposto, che la residenza all'interno di un immobile di proprietà, occupato, in affitto, garantisca più diritti rispetto all'immobile. Questo presupposto è evidentemente sbagliato. Se io la residenza in un immobile posso venire sgombrato ugualmente, se io la residenza in un immobile posso venire sfrattato ugualmente, anzi tutte le persone che sono sfrattate magari per morosità, in un immobile hanno tutta la residenza lì dentro, non è che la residenza dà qualche diritto in più rispetto alla legge. Quindi, primo presupposto sbagliato, la residenza dà diritti al cittadino, alla persona, non diritti verso l'immobile, in considerazione dell'immobile, sull'immobile. Quindi, primo presupposto sbagliato. Secondo presupposto sbagliato, che le occupazioni sono occupazioni portate avanti da movimenti così, no, perché il movimento ha interesse a occupare degli immobili. Ci possono essere dei casi limitati in cui c'è un'azione politica di un movimento e dice quell'immobile così abbandonato piuttosto ne faccio un centro sociale, ma nella stragrande maggioranza dei casi le occupazioni
occupazioni, sono occupazioni portate avanti da famiglie intere, con degli anziani, con dei minori che sono state sfrattate perché hanno perso il posto di lavoro con l'attuale normativa in materia di lavoro e con la crisi che c'è stata, ma che hanno perso il posto di lavoro, non riescono più a pagare l'affitto, sono sfrattate e a un certo punto occupano degli edifici, degli immobili pubblici che sono lì abbandonati, che non sono utilizzati. E queste sono migliaia di famiglie in Italia. E l'effetto della legge qual è stato? Quale poteva essere? Quello di togliere diritti a soggetti che sono già debolissimi, Questo è stato. E quindi una famiglia che perché non ha un tetto sulla testa e occupa un immobile pubblico non utilizzato, tra l'altro occupazioni tollerate dai sindaci in tutta Italia, a Napoli, a Milano, a Torino, a Genova, in tutta Italia. Perché? Perché il sindaco sa che quelle persone altrimenti con la tenda si accampano davanti al comune, non hanno alternative. E tanto è vero che rispetto a queste occupazioni poi ci vanno i servizi sociali, poi si verifica la possibilità di inserire questi nuclei familiari in case di edilizia residenziale pubblica e si fa un percorso e man mano si svuotano normalmente quegli edifici occupati. E invece con questa norma che cosa si fa? A una famiglia che già è in gravissima difficoltà, se c'è un anziano che percepisce la pensione, gli si toglie la pensione, perché gli si toglie la residenza. Ai genitori che possono andare a lavorare, magari lavorare giornalmente, magari lavorare per qualche settimana, gli si toglie la possibilità di lavorare, perché non posso lavorare senza carta d'identità. Al minore si toglie il pediatra. Cioè, si toglie la possibilità di assistenza medica a tutta la famiglia. Cioè, questo è l'effetto reale di quel decreto. E quindi movimenti, manifestazioni e siccome poi facciamo gli avvocati anche la possibilità di modificare la legge, perché diceva benissimo in collega prima, ci sono le norme che noi dovremmo provare a provocare con le forze che abbiamo, con le possibilità che abbiamo. Come avvocato di strada avevo scritto un emendamento al decreto, all'articolo 5 del decreto, un emendamento molto semplice, ragionevole, che dice benissimo, vogliamo trovare un compromesso, voi avete ideologicamente, perché è solo una cosa ideologica in testa, che non si può dare la residenza a un immobile occupato perché vi sembra di legittimare un'occupazione, cosa, ripeto, dal punto di vista giuridico proprio sbagliata, ma avete in testa questo, troviamo un compromesso. Se l'emendamento diceva sostanzialmente che alle persone che occupano l'immobile la residenza deve essere comunque data all'interno del comune, se no gliela volete dare lì nell'immobile gliela date in via fittizia, però non potete togliere la carta d'identità delle persone che si trovano in quella condizione, a nessuna persona, e a quelle che si trovano in quella condizione a maggior ragione. L'emendamento è stato neanche discusso, noi l'abbiamo sottoposto a senatori e deputati, al Senato l'hanno sottoposto all'onorevole Zampa, all'onorevole Ricciuti che l'hanno presentato, e al Senato l'hanno sottoposto all'onorevole Giudice, Sergio Lo Giudice, a Pippo Civati e ad altri che l'hanno presentato, soltanto che il piano casa, ve lo ricorderete, è stato approvato con la fiducia sia alla Camera che al Senato, e quindi sono stati spazzati via tutti gli emendamenti, tra cui il nostro, ed è iniziata una situazione di contenzioso in tutta Italia, ovviamente, con notizie frequenti di famiglie. Io a Roma ne ho parlato con il sindaco Marino, che è una persona che conosco e che stimo anche, e a quale ho detto sarei la mia controparte in un processo, perché come sindaco di Roma, lui era obbligato, e i sindaci sono obbligati a rispettare la legge, ogni tanto chiudono un occhio, ma sarebbero obbligati a rispettare la legge, e quindi ci sono stati dei sindaci che ci hanno quasi sollecitato ad agire giudizialmente, perché in questa maniera si sarebbe potuta eccepire la costituzionalità della norma. Ad oggi, nella nostra associazione, perché poi ci sono anche, c'è Asia, ci sono tante organizzazioni, inquilini, organizzazioni che si occupano delle famiglie, delle persone che occupano degli immobili, che hanno degli avvocati di riferimento. Ad oggi l'avvocato di strada è arrivata una richiesta specifica, però c'è stato un contenzioso.
c'è stato un contenzioso a livello civile e a livello amministrativo, nel senso che per esempio a Livorno c'è stata una causa al TAR nei confronti della decisione di non concedere residenza a famiglie che occupavano l'immobile. Il TAR si è dichiarato incompetente perché, essendo residenza di diritto soggettivo, il TAR ha ritenuto che la competenza fosse il giudice ordinario. Adesso quel contenzioso è davanti al Consiglio di Stato. Ma al governo qualcuno si è accorto che forse così non poteva andare, perché quella norma è evidentemente incostituzionale, e quindi l'hanno interpretata. E questa è stata la good news di oggi, e questa, la bella notizia è questa, perché quella norma è stata interpretata, e proprio qualche giorno fa, è arrivato. È arrivata una circolare del Ministero, che sostanzialmente dice questo: il decreto Lupi va interpretato, si deve interpretare. Come si interpreta questo decreto? Si interpreta in questa maniera: tutti quanti i cittadini hanno diritto alla residenza. Siccome però c'è una legge dello Stato che stabilisce che non si può dare la residenza alle persone senza dimora, effettivamente l'unica cosa che è possibile fare, alle persone senza dimora che ti occupa, l'unica cosa che è possibile fare è interpretare la norma. Per cui se le persone vivono in un immobile e la residenza lì non si può dare, c'è il criterio sussidiario. Il criterio sussidiario è il criterio dell'elezione di domicilio. E quando una persona vive in un immobile, evidentemente legge domicilio in quel comune, e di conseguenza, guardate che è veramente una roba, e di conseguenza si può dare la residenza alle persone che occupano degli immobili nel comune. E dove? Nella definizia, così come si fa per le persone senza dimora. È esattamente la stessa cosa che noi avevamo scritto, insomma, nel nostro emendamento, che all'epoca non fu nemmeno discusso. Guardate che anche questa interpretazione, volendola così esaminare dal punto di vista strettamente giuridico, anche questa interpretazione ha qualcosa che non quadra, perché noi abbiamo una norma che stabilisce che la residenza si dà, la residenza, come vi dicevo, una fotografia, si dà nel luogo, esattamente nel luogo in cui le persone vivono. Quindi la legge dice, se vive sotto un tetto, lì, indipendentemente dal fatto che avere questi abitabilità, vuol dire nulla per legge anagrafica, non vuol dire niente. Può essere un cubo senza finestre, senza servizi igienici, però se la persona vive lì e c'è un numero civico, la residenza si dà lì, in quel luogo. Se invece le persone vivono in strada, ma solo se vivono in strada, cioè solo se vivono in stazione, dormitorio, su una banchina, solo in quel caso si può dare la residenza nella via fittizia. La via fittizia viene istituita con una circolare ISAT esattamente a questo scopo ed è scritto esattamente così. Quindi oggi dire senza, noi avevamo proposto un emendamento proprio perché era necessario modificare la legge dello Stato, cioè era necessario poter dire si può dare la residenza nella via fittizia in casi eccezionali anche a chi abita sotto un tetto, e il caso eccezionale è il caso in cui quel tetto sia stato occupato, ci sia un'occupazione, ma una norma di legge avrebbe consentito agevolmente di fare questo. Ora, la situazione allo Stato è questa: dovremo continuare necessariamente ad agire dal punto di vista giuridico oltre che politico-sociale per fare in modo che questo diritto alla residenza sia davvero un diritto azionabile da parte di tutti quanti i cittadini, e dipende molto da noi. Come diceva il collega, ci sono delle cose, ahimè, che dipendono anche dagli avvocati, e dipende anche molto da noi, perché sulla base della nostra attività, delle cause che riusciremo a fare, delle sentenze che riusciremo a ottenere, questo diritto potrà davvero diventare un diritto di tutti i cittadini. E guardate che oggi non è così. Ogni volta che apriamo una sedia di avvocato in strada, le prime persone che arrivano allo sportello sono persone che non hanno la residenza, nonostante magari quel comune addirittura già istituito la fittizia. In molti comuni era mai stata istituita, dopo che l'associazione avvocato di strada ha aperto la sua sede. Però anche il comune dove è stata istituita ci fa
grandissima fatica già per stessa. Continua, questa continua a essere ed è una delle battaglie che per quanto ci riguarda più importanti, ma che davvero può cambiare la vita delle persone e davvero significa che ogni cittadino ha dei diritti e ogni cittadino li deve e può esercitare, perché tutelare i diritti delle persone più deboli, mi piace dire spesso, ma effettivamente è così, poi significa tutelare i diritti di tutti quanti noi, in una situazione tra l'altro in cui è molto facile diventare deboli. Grazie. Quindi noi abbiamo fatto ricorso all'urgenza, ma questo è un motivo di salute, questo
lavoro, insomma, trovare un motivo per il quale si possa agire in chiesa. Per quanto riguarda invece il tema dei migranti, la normativa sulla residenza riguarda solamente cittadini italiani e migranti privi di un titolo valido per trovarsi nel territorio italiano. Quindi per i migranti, privi ai migranti, privi di permesso di soggiorno non si applica la normativa sulla residenza. E non si applica perché appunto la presenza presuppone perché non possono averla, appunto perché non hanno un titolo valido per trovarsi nel nostro Stato italiano. Se c'è qualche studente, vorrei ricordare che un filosofo del secolo scorso, che si chiamava Antonio Gramsci, ha scritto che il libro è un'arma. Il libro è un'arma cruenta ma potentissima che noi possiamo utilizzare per cambiare le cose, per cui non per vedere come un sermone da una persona ormai di una certa età, però studiate, perché è una cosa che serve a voi, ma serve a tutti quanti noi. E voglio dire al collega Pugnini, che ha fatto un bellissimo intervento prima, che delle volte siamo tutti destinati a compiere dei passi in più, come avvocati, come attivisti, come militanti, e sono assolutamente d'accordo con quello che diceva. Delle volte, se vogliamo citare una persona che magari coniugava la sua fede, e altri dicevano, io no, ma insomma coniugava la sua fede con l'attivismo e la militanza, che si chiamava Don Gallo, delle volte bisogna anche andare in direzione ossiata e contraria. È quello che ognuno di noi un po' nel suo percorso di vita dovrebbe fare. E quindi andiamo in quella direzione. Grazie.